Fuoco, fiamme e temperature infernali. Per ore i pompieri di San Benedetto hanno provato a penetrare in un garage in via Duse nei pressi dell'Hotel Royal. Dalle 16 di questo pomeriggio una colonna di fumo nero si è elevata dallo scantinato di questa palazzina a due passi dal mare, in una zona popolata di abitazioni estive e di appartamenti per vacanzieri. Forse un cortocircuito ed una delle auto ha preso fuoco. Le fiamme hanno invaso anche le altre vetture, finendo per trasformare il box in un vero forno crematorio. Impossibile per i vigili del fuoco, anche muniti di tute ignifughe, pensare di entrare nel garage nelle prime tre ore post incendio. Poi i pompieri hanno gettato acqua iosa per bloccare l'incedere delle fiamme, tanto che per terra si camminava in due dita d'acqua. Solo in tarda serata, attorno alle 19, i vigili del fuoco sono riusciti a penetrare nel seminterrato e a spegnere le fiamme. Il rischio era che una delle due auto esplodesse, tanto che l'intera zona, cioè il quadrato cittadino compreso fra via Duse, via Milli e via Ristori, è stato fatto evacuare e la strada è stata interdetta alla circolazione. Si spera che entro questa sera la situazione possa tornare alla normalità, così gli occupanti la palazzina potranno tornare in casa. Sul posto restano quattro squadre dei vigili del fuoco che lavorano alacremente, ma l'emergenza pare sedata. Le auto coinvolte sembrano essere quattro, ma un vero bilancio potrà essere compiuto solo a bonifica ultimata. Fortunatamente non si sono registrate vittime o persone intossicate, perché l'allarme è stato lanciato celermente e si è riusciti ad arginare e tenere a bada le fiamme che comunque nel pomeriggio avevano gettato nel panico decine di residenti in zona.